dialogo aperto e franco. Papa Francesco, nonostante la stanchezza del viaggio, non si è sottratto alle domande dei giornalisti e durante i voli Colombo-Manila e Manila-Roma ha risposto a una ventina di domande, spaziando su un vasto panorama di argomenti. Anzitutto ha parlato di terrorismo internazionale dopo la strage di Parigi, chiarendo che ognuno ha il diritto di praticare la propria religione senza offendere e ognuno ha il diritto, quasi l'obbligo, di dire quello che pensa, senza tuttavia insultare, provocare o prendere in giro la fede. Ogni religione ha dignità e nessuno può uccidere in nome di Dio. Io non posso insultare, provocare a una persona continuamente, perché rischio di farla arrabbiare e rischio di ricevere una reazione non giusta, non giusta. Ma è umano quello. Per questo dico che la libertà d'espressione deve tener conto della realtà umana e perciò dico deve essere prudente. Pensando alle possibili minacce degli estremisti contro il Vaticano, il pontefice si è detto preoccupato per l'incolumità dei fedeli, aggiungendo che dietro a ogni attentato suicida, non di rado commesso anche sfruttando i bambini, c'è uno squilibrio umano, la non consapevolezza del senso della propria vita e di quella degli altri. Ampio spazio è stato dato poi alla questione ambientale e alla sua enciclica sull'ecologia, che dovrebbe uscire entro luglio. Non so se tutto, ma maggiormente in grande parte è l'uomo che schiaffa la natura continuamente. Ma noi ci siamo un po' impadroniti, no? Della natura, della sorella terra, della madre terra. Parlando del processo di riconciliazione in Sri Lanka, così come pure della commozione per i gesti del cuore dei filippini, oltre alla messa a Tacloban, dove il pontefice ha detto di essersi sentito annientato, Papa Bergoglio ha sottolineato poi che oggi la corruzione, che vuol dire togliere al popolo, è all'ordine del giorno e trova terreno fertile nelle istituzioni, anche nella Chiesa. Siamo tutti peccatori, ha precisato, ma non dovremmo mai essere corrotti. La sposa di Cristo, lontana da ogni forma di mondanità, dovrebbe brillare nella testimonianza e nella vicinanza ai poveri, vittime della cultura dello scarto. Non è mancata poi l'occasione di denunciare una forma di colonialismo ideologico che vuole rubare ai popoli la propria identità, così come di apertura alla vita nella famiglia e paternità responsabile. Alcuni credono che, scusatemi la parola, che per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli, no? No. Paternità responsabile. Questo è chiaro. E per questo nella Chiesa ci sono i gruppi matrimoniali, ci sono gli esperti in questo, ci sono i pastori, e si cerca. E io conosco tante vie di uscite lecite che hanno aiutato a questo. Infine il pontefice ha fatto il punto sui suoi possibili viaggi, ancora tutti da confermare e organizzare. In occasione dell'incontro mondiale delle famiglie a Filadelfia potrebbero rientrare infatti anche Washington e New York. Per la fine dell'anno potrebbe trovare posto in agenda un viaggio nella Repubblica Centroafricana e in Uganda. Per quello che riguarda l'America Latina invece, possibili visite in Ecuador, Bolivia e Paraguay nel 2015, Cile, Argentina e Uruguay nel 2016.